Joliet è un ragazzo molto amato, è un talento ed evidentemente nella somma dei voti di ieri tra televoto, radio e sala stampa, se è risultato primo, evidentemente è stato votato. Quindi ci sta che nella storia del festival, lo ricordo, no? Negli anni di Pippo Baudo, l'Ariston rumoreggiava, contestava, quindi ci sta, il disappunto fa parte del fatto che magari il tuo artista preferito non è quello che invece ha vinto in quella sera, fa parte. I fischi li ho trovati nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni, veramente non giusti, proprio ingiusti per lui. Si vedeva dall'espressione che c'era rimasto male, lui ha vinto quella sera. Quello è un ricordo che lui non dimenticherà mai, di quella sera con i suoi amici. Hanno costruito bene la performance, c'erano tanti mondi, perché non dimentichiamo che con Joliet c'era Luché, che è un rapper fortissimo napoletano, Guè è un altro dei storici rapper, e naturalmente Gigi D'Alessio. Quindi è stata confezionata la performance bene, che è piaciuta evidentemente molto a chi le ha votate. Insomma, io sono sempre dell'idea che le persone non vadano fischiate, perché non ha fatto se non il suo mestiere portare la sua musica, e quindi va rispettato il pensiero di chi lo vota. Detto questo, è un ragazzo professionista, ha cantato, non l'ho potuto incontrare dopo perché lui è andato via, io chiaramente sono rimasto lì, poi sono andato ad annunciare Fiorello Fuori, quindi quando sono tornato dietro le quinte non l'ho più visto, lo vedrò oggi, ma è un ragazzo forte, insomma, e poi questo amore comunque credo che lo fortifichi ancora di più.